Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana approfondiamo uno dei problemi più gravi dei nostri tempi, un problema che anche nella nostra regione è tra quelli purtroppo irrisolti, che si stanno aggravando con il passare degli anni, nonostante andiamo sempre più verso un'evoluzione delle tecnologie, un'evoluzione anche delle normative, non si riesce a fermare la corsa delle morti bianche e degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. Domenica scorsa è stata la giornata di sensibilizzazione su questo tema, ci sono state manifestazioni in tutta Italia, anche nelle piazze abruzzesi sono stati sciorinati i dati di quella che è una vera e propria ecatombe. In Abruzzo, proprio nell'ultimo mese, ci sono stati due episodi gravissimi all'insegna lutto e di sconcerto per quanto è avvenuto all'interno di un paio di aziende, ci sono incidenti che a volte non si risolvono con la morte, ma si risolvono con invalidità permanenti, con un dramma per le famiglie, con i costi sociali che si elevano per tutta la nostra comunità. Pensiamo anche agli incidenti in agricoltura, noi quasi quotidianamente ne parliamo nei nostri telegiornali. Allora, è il momento di dire basta, è il momento in cui qualcuno, a partire anche da noi dall'informazione, faccia qualcosa in più, riesca a dare una maggiore consapevolezza, una maggiore sensibilità, riesca a prendere degli impegni. E gli interlocutori che ho scelto questa sera credo parleranno proprio di questo, di come non soltanto stare a celebrare questo stillicidio, ma di come pensare a creare una cultura diversa. Saluto e ringrazio, lo ringrazio particolarmente perché dà il segno della presenza delle istituzioni su questo tema, il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera telespettatori. Saluto il presidente della Fondazione Nazionale dell'ANMIL, che è un abruzzese, Claudio Ciampagna, buonasera. Buonasera a voi. Il responsabile della segreteria regionale proprio su questo tema della CGIL Abruzzo e Molise, Franco Spina, buonasera Spina. Buonasera a tutti. E un saluto anche a Silvio Calice, che è il coordinatore della CNA Costruzioni per l'Abruzzo. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Il settore delle costruzioni appunto vive tra quelli più colpiti proprio questo fenomeno. Allora io partirei proprio da Ciampagna perché l'ANMIL ha promosso tante manifestazioni in questo fine settimana, come avviene annualmente. Io direi, volendo anche provocarla un po' ritualmente, perché c'è questo rito delle manifestazioni alle quali poi seguono impegni, tutti rimaniamo un po' colpiti dai dati, anche dalle singole storie di queste famiglie distrutte che non vivono più del lavoro ma muoiono per il lavoro, e poi gli altri 364 giorni all'anno magari ce ne dimentichiamo. Ecco perché credo sia importante che un po' tutti abbiamo una consapevolezza in più, è quella che vorremmo determinare nel nostro piccolo questa sera. Intanto i dati su questa regione, che mi pare siano ancora peggiori dell'anno precedente, si dirà c'è stato il Covid, si è lavorato di più, ma è così? Io voglio iniziare con un pizzico di polemica verso proprio l'informazione, perché sì, noi come associazione, e come in tutta Italia avviene, facciamo dei comunicati stampa che poi non vengono però riportati. Parlo della stampa abruzzese, ne ho fatti ben tre, ma non io ringrazio anzi Rete 8 che mi ha fatto un'intervista in sezione e oggi ci invita qui a parlare di questo problema, di cui ha appena parlato il nuovo Presidente del Senato. A lui si è riferito alle morti bianche, di come sia stato pure stimolato dalle parole di Mattarella, che poi ci ha fatto un messaggio ufficiale domenica scorsa. Ma le morti bianche vengono chiamate così, come diceva un tuo collega Teramano, mi ricordo adesso, mi sfugge il nome, ma diceva che si chiamano bianche proprio perché vengono scritte sulla lavagna quelle morti e poi subito cancellate col cassino come facevamo alle scuole elementari, insomma. Io credo che sia proprio questa la verità. Giampaolo era, Giampaolo della CGIL, bravissimo proprio. Sì. E quindi, insomma, se è vero che
fare cultura della sicurezza significa fare informazione, formazione, previdenza, tutti ce l'abbiamo la bocca di queste cose e poi alla fine manca proprio la prima fase che è l'informazione. Io credo che l'informazione a questo punto lo faccia solo l'anno. Allora, ma quanti dati avete elaborato abbiamo in questo tutti periodo? I dati, perché abbiamo i dati dell'INA che poi non sono nemmeno consolidati, ma sono i dati dell'INA fino a agosto, insomma, gli infortuni crescono in maniera spropositata, il 44% in più. Le morti sul lavoro sembra che siano in diminuzione, ma da come hai detto tu, Carmine, insomma, due sono morti ultimamente. Poi quello che è ancora più grave è che muoiono dei ragazzi che stanno facendo la scuola alternanza lavoro, no? O i tirocini. Cioè, questo è proprio tipico della mancanza della prevenzione che c'è in Italia. Questo non è più sostenibile. Un appello l'ha fatto al Mattarella, un appello l'ha fatto il nuovo Presidente del Senato e io ancora di più faccio un appello a che questa cultura che noi ci sforziamo oramai, forse ne parlerò più in là, insomma, però mi premeva subito, io ho qui il Presidente della Regione Abruzzo, io sai sono stato sempre, scusate se mi dilungo, ma sono stato sempre orgoglioso di essere abruzzese, ma adesso ho una ragione in più per esserlo perché l'Abruzzo ha fatto per la prima volta una legge, perché i primi sono stati quelle delle Marche. Quelle delle Marche che però hanno fatto una delibera per le 5 province delle Marche. L'Abruzzo ha fatto una legge per le 4 province abruzzesi, cioè una legge finalmente per fare la scuola della testimonianza. La scuola della testimonianza significa formare dei formatori che formano a loro volta soci infortunati, che diano finalmente nelle scuole, nelle fabbriche, nelle aziende, che diano questa benedetta cultura, ma a modo nostro però, cioè la cultura empatica, la cultura reale della sicurezza, cioè quella fatta da chi l'infortunio l'ha subito. Certo, è una legge di cui parleremo tra poco proprio anche con il Presidente Sospiri, perché ne voglio parlare, è tra le più innovative che ci sono da questo punto di vista. Franco Spina, voi insomma siete stati con i vostri presidi al di fuori di queste fabbriche che hanno anche scioperato dopo che sono avvenuti questi casi gravissimi nel Teramano, ma sono avvenuti anche purtroppo alla riapertura dopo il Covid in molte realtà industriali e non soltanto della nostra regione. I numeri contano, ma conta anche la qualità di queste morti e di questi infortuni, perché mi pare ci sia un discorso molto legato, come diceva anche Ciampagna, alla precarietà, alla mancanza del tempo per poter realizzare una formazione, al fatto che un operaio, un lavoratore rimanga dentro quella impresa per tanti anni, è così? Sì, è così, anche se poi leggendo i dati, quelli dell'INAIL o quelli che vengono forniti mensilmente anche dallo studio Vega Engineering, paradossalmente sembrerebbe che invece gli infortuni siano più tra i 55 e i 65 anni che tra i ventenni e i cinquantenni. È chiaro che il dato va letto perché sui dati complessivi questo può essere un dato, diciamo, che può fuorviare, in quanto dobbiamo anche dire che negli infortuni, almeno quelli riportati, i 677 fino ad agosto, così come l'anno scorso ne erano 775, dentro ci sono anche quegli infortuni mortali da Covid. Però il paradosso qual è? Mentre nel 2021 c'erano 227 morti da Covid nei 700, quest'anno ce ne sono appena 14, quindi tutto il resto sono morti sul lavoro. Tra questi morti sul lavoro, come abbiamo detto e come diceva poc'anzi anche il Presidente, quello che fa specie è che spesso e volentieri parliamo di persone precarie, parliamo anche di persone che casomai ai primi giorni di lavoro, perché il tema della tutela e della salute e della sicurezza sui posti di lavoro spesso viene scambiato come, diciamo, un costo e non come un investimento. E spesso ci si trova anche di fronte a situazioni, lo abbiamo verificato anche l'anno scorso in incidenti mortali che hanno avuto una rilevanza nazionale, anche di fronte a situazioni dove pur di accelerare i processi produttivi, pur di provare a competere, pensando che la riduzione dei costi sulla prevenzione sia quello che per davvero mette in condizione le imprese o almeno alcune tipologie di imprese di competere, si riducono, diciamo, le protezioni, si cerca di mettere anche in condizione di essere più veloci, insomma, bisogna produrre sempre di più. Questo è ovvio che porta e comporta una serie di difficoltà strutturali ed è per questo che c'è bisogno non solo di leggi, perché poi
casomai ci torneremo sulle leggi, perché c'è molto da dire anche sul decreto 81, su quello che sia a livello nazionale ma a livello anche regionale possiamo e dobbiamo fare, ma soprattutto su come, in che modo questo sistema per davvero torna a ritenere utile e non, ripeto, un problema, il tema di come facciamo prevenzione, come facciamo investimenti e come rendiamo la vita di chi lavora in ogni luogo, perché non è solo l'industria, non è solo l'agricoltura, ma se prendiamo i dati, gli infortuni mortali si verificano anche spesso e volentieri in settori che noi manco riterremmo fossero così tanto a rischio, quindi c'è la necessità di avere una visione complessiva, ma soprattutto che si faccia squadra, si tenga presente che al di là delle leggi, al di là delle norme, bisogna fare prevenzione, cultura della prevenzione, formazione, ma anche un'azione che poi vada a verificare se dopo investimenti, dopo risorse date, ci sia un ritorno anche in termini di applicazione corretta di quelle norme. Ecco, poi però ci verremo, perché ci sono altri numeri. Ecco, viene chiamato ovviamente da questi interventi anche in causa il senso di responsabilità dell'impresa, Calice. Ecco, voi da questo punto di vista, intanto rispetto a queste riflessioni, perché insomma si è detto per esempio il fatto che si possa essere ricattati, perché magari se tu vai a denunciare una cosa nel momento in cui ti sta scadendo un contratto a tema, cioè sono tutte queste dinamiche che purtroppo sono note, insomma, sono anche un po' subdole, se vogliamo. Ecco, ma il senso di responsabilità dell'impresa, dal vostro punto di vista, voi rappresentate le piccole imprese, quindi un mondo certo, in cui siete molto vicini anche ai lavoratori, spesso c'è una coincidenza tra la posizione dell'imprenditore e quella del lavoratore. Sicuramente da questo punto di vista partiamo dalla struttura normativa di riferimento con cui le imprese hanno a che fare, che era 81-2008, sicuramente una norma che quando è stata prodotta, il testo unico dell'81-2008, appunto, numero 81-2008 e successive modificazioni, è stato un testo unico, lo dice la parola stessa, abbastanza innovativo. Nacque con delle premesse ottime, di cui alcuni risultati sono stati raggiunti, quindi sarebbe, diciamo, non corretto non segnalare i risultati dal passaggio dalla 626-94 all'81-2008, ma oggi è una legge che ha circa 12-13 anni, quindi comincia a essere una legge molto obsoleta, su cui segnali di debolezza, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione, perché la sicurezza si fanno in due modi, prevenzione e protezione, questo dice in qualche modo la normativa. La prevenzione riguarda tutta una serie di atteggiamenti, tra cui la formazione, e la formazione è un tema che tocca l'efficacia della formazione. Allora, noi rappresentiamo perlomeno le piccole e medie imprese, le microimprese, vi ricordo, è una cosa che diciamo sempre, forse anche un po' monotona, ma è bene ricordarlo al pubblico, che il tessuto imprenditoriale abruzzese è fatto per il 94-95% di microimprese, cioè di operai, lavoratori, addetti, quindi compreso il datore di lavoro, che ha meno di 10 addetti. Questo significa che la dimensione lavorativa del nostro istituto imprenditoriale è fatta appunto da una rete di relazioni molto informale, che ha una dinamica economica che si distacca molto dalla grande impresa, che è una certa organizzazione. Allora, dentro il tema della formazione, che ricordo che è di competenza regionale, noi da tempo denunciamo una formazione non efficace. Che significa una formazione efficace? Che fare una formazione impostata su criteri che in qualche modo enfatizzano gli aspetti normativi, formali, a lavoratori, soprattutto nel settore dell'edilizia, ma non solo dell'edilizia, che in realtà hanno da tempo scelto di non andare a scuola, di non scolarizzarsi e di fare un certo tipo di mestiere, significa, e forse la legge di cui stiamo parlando, fra poco parleremo, va in quella direzione, significa avere uno strumento formativo che non arriva come dovrebbe arrivare al lavoratore e anche l'impresa. Mi permetto di dire, so che ci sono un po' di polemiche dal sindacato, che il testo unico ha anche una difficoltà, cioè che penalizza, condanna molto, responsabilizza molto il datore di lavoro in alcune circostanze, anche in aree, per esempio del preposto, poco comprensibili, però dall'altro lato ha anche deresponsabilizzato, se vogliamo, i lavoratori. Quindi bisogna un po' riportare al centro proprio la cultura della formazione, poi più in là diremo come,
perché la cultura generale, la formazione, che è un processo lento, non è immediato, non è che con un'ora di formazione uno impara, assimili in qualche modo, prenda consapevolezza dei corretti comportamenti, però quei comportamenti corretti non sono solo frutto della volontà del datore di lavoro, coinvolge il datore di lavoro, che è spesso un lavoratore. Se io sono un giovane che viene assunto da un'impresa, certo, dovrei svolgere un corso per abilitarmi, ora che io faccio questo corso, il mio contratto è già scaduto. Sull'edilizia vi devo dire che me darà testimonianza anche la CGL, che abbiamo chiuso il contratto da poco. Vi dico che noi stiamo facendo la nostra parte. Perché stiamo facendo la nostra parte? Intanto perché è l'imprenditore che paga l'INAI, quindi dal punto di vista dei danni indirettamente poi è sempre l'imprenditore che ne riceve una conseguenza negativa, sia per il mancato lavoratore al lavoro, certo, sia per i costi aggiuntivi che ha in termini di responsabilità. Però noi coraggiosamente, insieme alle parti sociali, noi parlo del contratto artigianale, quindi che coinvolge nell'ambito delle costruzioni il contratto artigianale, noi abbiamo ceduto a una richiesta però importante, che mette al centro il tema ancora una volta della sicurezza, della formazione, dell'attenzione a tutto quello che riguarda la formazione e informazione in ambienti di lavoro, mettendoci dei soldi. Cioè, il contratto edilizia, oltre ad aver aumentato i livelli minimi sindacali contrattuali, ha anche messo uno 0,40 in più sulla formazione, di cui uno 0,20 è una formazione legata all'attività obbligatoria, un altro 0,20 invece sulle attività professionalizzanti, cioè premiando quegli imprenditori che non solo aumentino il livello minimo dei lavoratori per le mansioni che vanno a svolgere, ma che decidano di fare un percorso di formazione non obbligatorio per realizzare. Poi c'è da vedere quanto questo tema della formazione sulla sicurezza venga coniugato all'interno dei programmi scolastici e degli istituti, dovrebbero abilitare una persona a entrare in un posto di lavoro appena diplomato, il giorno dopo andare a lavorare. Questo è un altro tema su cui mi piace poi sentire le vostre opinioni. Ma il presidente Sospiri è stato chiamato in causa appunto da Ciampagna per questa legge abruzzese, che è una delle, anzi l'unica in questo caso, delle idee che, insomma, qualcosa hanno lanciato nello stagno, un sasso che però è un sasso anche di una bella idea, proprio nel senso di quello che stavamo dicendo, vale a dire del fatto che soprattutto i giovani debbano essere coscienti di quello che avviene, e la testimonianza, la scuola della testimonianza, il messaggio che è stato accolto dal Consiglio regionale d'Abruzzo proprio con una legge di cui chiedo il Presidente di un po' di spiegarci lo spirito e anche un po' i contenuti. Sì, intanto di nuovo buonasera direttore, grazie per aver scelto di dedicare uno spazio di approfondimento così importante a questo tema che, come è stato già detto, ma ritengo opportuno che anche la Regione Abruzzo sottolinei questo sentimento, è uno dei temi che va posto al centro dell'agenda politica tra le prime priorità, inteso come il lavoro. Cioè l'infortunio sul lavoro, la morte sul lavoro sono il frutto di una dinamica dell'organizzazione del sistema produttivo e della creazione economica, che evidentemente è sempre più stressato da una serie di fattori che arrivano, perché io non credo che ci siano, poi ci saranno anche come in tutte le categorie, ma questo avviene anche per sindacalisti infedeli, per politici non onesti, per rappresentanti di categorie poco capaci o poco interessati, ci saranno anche tra gli imprenditori poco responsabili, però come veniva ricordato il nostro tessuto economico, non solo abruzzese in verità, ma nello specifico abruzzese, è fatto da piccole, medie e piccolissime imprese, in cui a volte spesso e volentieri il ruolo di conduttore dell'azienda e di lavoratore coincidono. Quindi non credo, ahimè, che si abbia un atteggiamento padronale superficiale, e che a volte ci sono infortuni che capitano perché ci sono dinamiche produttive stressanti, sfiancanti, con costi del lavoro che ormai sono diventati insostenibili, e quindi con la ricerca, pur di sopravvivere come azienda, di qualche, ahimè, sbagliata scorciatoia che poi porta ad incentivare l'ipotesi di un incidente appunto sul lavoro e, ahimè, anche a volte di morti sul lavoro. Per quanto riguarda i giovani,
Sì, magari potremmo prendere un po' di risorse che non servono a quelli che non hanno il diritto di prevedere, di vedere, di avere un reddito di cittadinanza perché sono assolutamente nella possibilità di lavorare e non solo ristrutturare i nostri centri per l'impiego, ma investirli molto in formazione, che poi è la competenza specifica della regione. La regione non ha competenza sulla legislazione in materia di competenza sulla formazione. Però è il lavoro il tema, non colpa di questo, colpa di quello, qual è il motivo, è il lavoro. L'Italia deve porre il lavoro al centro, per un lungo periodo si è pensato che l'unica soluzione che vi fosse su questo tema era allentare, alleggerire le tipologie contrattuali, appunto questa volontà di precarizzare qualsiasi tipo di lavoro. Io faccio anche altre cose nella vita e che spesso mi confronto con i miei dipendenti, dico anche ad alcune persone che gestiscono per me delle attività, ma tu ci andresti per 100 euro, per 50 euro, 10 ore, 12 ore al lavoro? Cioè, è evidente che ci sono delle condizioni strutturali sul costo del lavoro che vanno riviste. Se vogliamo porre al centro l'elemento che nobilita l'esistenza di un uomo, oltre che l'allevare, crescere e tenere insieme una famiglia. È il lavoro il tema che dobbiamo porre al centro. La Regione deve fare la sua parte sulla formazione, ovviamente siamo qui per ascoltare tutto ciò che non va bene e per correggerlo. Nel nostro piccolo, e concludo questo primo giro di intervento, abbiamo voluto raccogliere un invito che ci veniva dato, ovviamente, non essendo noi onniscienti, e devo dire a prima firma di un collega, il collega Emiliano Di Matteo, che ringrazio, abbiamo approvato, diciamo in tempi non sospetti per questa trasmissione, la legge numero 14 di luglio 2002, che si chiama Disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza del lavoro, e coglie l'obiettivo 2022, chiedo scusa, e coglie l'obiettivo di prevedere iniziative di formazione nell'ambito appunto della formazione professionale regionale, sviluppando didatticamente l'esperienza dei soggetti infortunati sul lavoro. Cioè prendere sostanzialmente le persone che sono state oggetto di questo dramma, se non fortuno sul lavoro, formarle a formare e mandarle a utilizzarle nella fase della formazione. Può risolvere questo il problema di cui stiamo parlando? Ovviamente no, non avevamo certo l'ambizione di pensare che bastasse questa cosa per risolvere il problema, però è un segnale di inversione di tendenza. Certamente la Regione ha orecchie molto aperte per ascoltare buoni suggerimenti su questo tema, e nella speranza che questo nuovo governo che sta per iniziare il suo percorso ponga, come io devo dire sono certo, i temi del lavoro complessivamente considerati, dall'imprenditore all'ultimo dipendente, alla tipologia contrattuale, al livello di tassazione e quindi alla sicurezza e alla prevenzione sui luoghi del lavoro, al centro dell'azione politica. Sì. Delle prime applicazioni di questa legge parleremo con Ciampagna tra pochissimo, ora la prima pausa, linea alla regia. Siamo tornati in studio per parlare di infortuni sul lavoro e anche di questo, io dicevo, piccolo sasso nello stagno gettato in Abruzzo da una legge regionale che credo sia passata all'unanimità dell'Assemblea. Quello è il bello. Ecco, esatto, Ciampagna. Voi siete stati gli ispiratori, ma è stata approvata a luglio, ma è già stata in qualche modo attuata? C'è già stata qualche testimonianza nelle scuole, con i ragazzi? Io in giugno, il 14 giugno, ho avuto un'audizione proprio alla quinta commissione, che poi era presieduta da Gualtieri, che ha preannunciato proprio l'approvazione della legge, ma la cosa che ci ha meravigliato è proprio l'unanimità con cui è stata accolta la legge, perché chi può smentire il fatto che una testimonianza del proprio infortunio, la testimonianza degli infortunati, presso le scuole soprattutto, perché noi l'abbiamo già fatto oramai l'anni, io dall'80 sono qui, sarà 10 volte che vado in aziende o nelle scuole a fare testimonianza anche del mio caso, che non sto qui manco a dilungarmi, ma è mancanza di prevenzione, di formazione la mia, che ho lavorato 36 anni in comune, iniziando da operaio, laureato, vabbè, lasciamo perdere, ma voglio dire,
La testimonianza portata nelle scuole, e colgo l'occasione per chiedere al Presidente del Consiglio regionale di parlare con l'ufficio regionale scolastico, perché emani una circolare a tutte le scuole perché ci possa far entrare a noi dell'Animi con i nostri infortunati a testimoniare il proprio infortunio. Perché io mi accorgevo che quando entravo, non so, al cementificio di Pescara o alla scuola la di Marzo di Pescara a testimoniare con un autista che aveva avuto un incidente, gli autisti del cementificio, massima attenzione, proprio meravigliati, e credo proprio abbiano avuto una formazione vera, reale, non quella nozionistica o fredda, così come fredde sono quelle cifre che gli amici qua danno, e io odio quelle cifre, perché dietro quelle cifre ci sono le persone umane. Ci scordiamo spesso che dietro... Ecco, ma qualche racconto, voi avete iniziato questa fase di formazione dei formatori che andranno, perché giustamente non è che si entra in una scuola a contatto con i ragazzi. Il manifesto che della giornata di domenica scorsa, c'erano due ragazzi, uno aveva perso tutte e due le mani perché lavorava in un'azienda metalmeccanica e è saltato un bullone, praticamente gli ha tranciato tutte e due le mani, e l'altro è stato cieco, è diventato cieco perché era sotto un tombino dove nessuno praticamente ha pensato che potesse passare una macchina lì e l'ha reso cieco. Quindi questi sono due dei formatori che abbiamo formato della scuola, che a loro volta stanno formando. Sono stati intervistati uno mattina, da Vespa la sera, insomma, cioè, c'è tanta gente che sa che quella è vera formazione, insomma. I sindacalisti qui sapranno meglio di me che la formazione è stata fatta proprio sulla carta, la firma, la gola, la presenza, ma non è quella formazione che vogliamo noi, quella nozionistica, che le leggi sono belle da citare, la 81, la 626, ma la 626 è la legge migliore che esiste al mondo, viene imitata persino dai cinesi la nostra legge. Noi siamo il paese che abbiamo dato civiltà al mondo, e siamo quelli che la civiltà non la sanno sfruttare. Ecco, magari questo tipo di racconto può noi essere utile. Siamo quasi la maglia nera di d'Europa noi, che gli scandinavi sono migliori di noi, gli abbiamo dato noi la 726, ma che scherziamo? Cioè, scusate se mi esprimo in questo modo, ma è inconcepibile, ci sono 3 morti al giorno. Mi diceva un amico, scusate se mi dilungo, mo, venendo da Roma, mi diceva il nostro direttore scientifico, che conosce bene l'Abruzzo, Claudio, se conti fino a 10... hai 48.000 infortuni che ci sono, praticamente c'hai 20 sulmone, lui conosce sulmone che c'ha 20 sulmone che muoiono di lavoro, ma ti rendi conto? Ha fatto questo esempio, certo. Cioè è inconcepibile, insomma, certo. Qualcosa bisogna fare assolutamente. Voglio andare su un tema più generale politico, perché diceva giustamente il Presidente Sospiri, è un tema che sicuramente sarà al centro del dibattito al prossimo Parlamento, vedremo cosa farà il nuovo governo. Perché se ne parla periodicamente, anche questo è un fiume carsico che poi torna su quando c'è il caso, come dice, quando ci scappa il morto in Italia. Nel telegiornale, il giorno dopo che c'è stato il decesso, la vicenda di cronaca, si parla delle reazioni delle forze politiche. Le forze politiche dicono che bisogna punire le imprese, fare questa patente per le imprese, mettere su questa iniziativa, poi 2 o 3 giorni e questa cosa non se ne parla più. Il mio è un riso amaro in qualche modo, Franco Spina, è così, cioè nel senso che ci sono proposte sul campo che le risulti, la politica sta affrontando con serietà, come si diceva, questo problema. Adesso provo un attimino a dire quello che stavo... Il problema, spesso e volentieri, non sono nemmeno le leggi, perché appunto al di là della prima 626, poi la 81 e quant'altro, comunque se prendiamo a riferimento le norme e le leggi, tutto sommato le leggiamo, insomma, sono abbastanza chiare. Il tema però sono praticamente di duplice aspetto. Uno, se noi abbiamo un sistema ormai nazionale, dove dopo la riforma del 2015 parliamo di organici, tanto per capirci, chi dovrebbe fare l'ispezione? Prima c'era le ASL, c'erano gli ispettorati di INAIL, c'era ovviamente, insomma, anche per competenza lo stesso Ministero e quant'altro. Adesso, dopo il 2015, c'è l'ispettore sostanzialmente unico. Nelle ASL siamo passati da 2.500, do dei numeri, tanto per capirci, 2.500 medici del lavoro, non medici generici, in tutta Italia,
siamo passati da 5.000 a 2.005. Per quanto riguarda l'INAIL, da quasi 9.000 a 4.000. Nel frattempo, ulteriormente, si sono ridotti anche quelli che sono diciamo, i momenti di approfondimenti territoriali, perché avendo un unico ispettore, se prima ce n'erano 3 o 4 per numero di imprese era un rapporto 1 a 10, oggi è un rapporto 1 a, 20, a 30, quindi in termini di controlli e di eventuali verifiche è molto più diluita oggi rispetto al passato, perché mancano oggettivamente i soggetti. Ma il tema non è avercela con qualcuno o con l'impresa, i numeri ci dicono che dei 677 morti più 400.000 infortuni, uno su cinque visite ispettive, che pur si fanno seppur ridotte, comportano comunque delle sanzioni. Ciò significa che ci sono delle violazioni. Ora, qui non stiamo a dire che dobbiamo a prescindere punire, perché ci piace il discorso di punire. Ma l'idea della patente, sindacato, come la giudica? Ci arriviamo. Però, tra l'altro, dovrebbe essere un qualche cosa che stimola anche le imprese, perché chiaramente chi fa correttamente il proprio mestiere, lo diceva il Presidente prima, e ce ne sono parecchi, non è che qui stiamo a dire che sono tutti disonesti e ci mancherebbe altro, ma può essere che lui, quell'impresa, deve avere un costo pari a X e altri che fanno concorrenza sleale, perché ovviamente abbattendo quei costi fanno concorrenza sleale. È un tema anche questo, certo. O no? Di dire guardiamoci tutti insieme un attimino le questioni e cerchiamo di metterle in fila, perché nessuno vuole punire, ma ci sarà pure un problema. E arriviamo alla patente appunto. Quando noi diciamo, scusateci, ma se dobbiamo premiare le cose virtuose, in tutto ormai si dice, in ogni campo dobbiamo premiare la virtuosità, benissimo. È o non è il tema sicurezza e salute, perché poi c'è anche il pezzo della salute conseguente al lavoro, un tema importante? Benissimo, lavoriamo nello stesso modo, premiamo chi ovviamente ha la possibilità e la volontà, la capacità e anche la predisposizione a fare in modo che ci sia il rispetto delle norme in maniera compiuta, però dobbiamo anche intervenire appunto con la famosa, qualcuno diceva patente a punto, altri dicevano la scheda a punto, chiamiamolo come vogliamo, ma è chiaro che c'è bisogno di intervenire, perché ci deve essere un minimo di verifica strutturale. Il concetto della volontà di fare sul serio non può esserci all'indomani di un incidente mortale, tutti ad indignarsi, dopo 30 secondi ce ne siamo dimenticati. Non è solo il decreto 81, non sono solo i tagli nazionali, quindi quando il governo ogni 4 che vanno via ne sostituisce uno, perché c'è una competenza nazionale su questi temi, se parliamo ovviamente di ispettorati del lavoro e quant'altro, però c'è anche un tema regionale. Cioè, qui è ovvio che oggi c'è il Presidente, mi auguro, noi 2 anni fa, in piena pandemia, siamo stati davanti e ricevuti dall'assessore alla sanità, perché il decreto 81, l'articolo 7, prevede il tavolo regionale obbligatorio, perché è una norma e tra l'altro c'è anche la legge regionale che lo disciplina, che dovrebbe fare una cosa molto semplice, innanzitutto mettere insieme le banche dati, perché fare un'analisi di quello che è il contesto, dove si vanno a fare l'ispezione se ci sono delle particolarità e soprattutto come correggere, perché non deve essere punitiva la questione, ma se ci sono dei settori in difficoltà e bisogna anche probabilmente, come era nel campo dell'edilizia, lo è perché ovviamente è ancora un settore, però ci si sta mettendo di buona lena, non può essere lasciato tutto questo solo alla volontà dei singoli. C'è una legge, ripeto, nazionale e regionale, certo. Questo tavolo non si è mai riunito in Abruzzo. Certo. Siamo da 2 anni. Rilanciamo anche questa. Perché non riusciamo? Lì c'è l'ASL, l'INAIL, c'è ovviamente la regione, ci siamo noi, ci sono ovviamente le imprese. È lì che tu vai a fare. Oggi un dato secco, netto sull'Abruzzo non te lo dà nessuno, nemmeno l'INAIL, perché sono tante le banche date e nessuno riesce a metterle insieme. Non mi pare che sia questo il modo, esatto, per affrontare il tema. Esatto. Mi sembra che sia uno spunto che rilanciamo volentieri e che lasciamo appunto alla politica regionale affrontare. Silvio Calice, insomma, abbiamo sentito quest'idea della patente a punti, voi come la giudicate dal vostro punto di vista? Insomma, c'è un tema anche di competitività per le imprese che a volte viene fatta da imprese disoneste, viene fatta appunto con una concorrenza sleale, abbattendo dei costi come quelli della sicurezza, come quelli della rapidità della
lavorazione, tant'è vero che leggevo che assieme a quello delle costruzioni, uno dei settori più colpiti, anzi il settore più colpito in assoluto dagli infortuni sul lavoro è quello dei trasporti, della logistica e del magazzinaggio, quindi parliamo anche di coloro che ci portano la pizza a casa, dei rider di tanti altri infortuni che non vengono denunciati in questo settore. Ecco, l'idea di premiare le imprese che hanno investito sulla loro sicurezza, sulla sicurezza innanzitutto dei loro dipendenti. Per voi è una sfida da raccogliere? No, alla domanda diretta direi che in qualche modo già nel contratto dell'edilizia è stato inserito sono state inserite le premialità che vanno in quella direzione. Chiamarla patente a punti, dare una patente, diciamo che rimane sempre forse un'area troppo formale, e invece si fa fatica ad entrare nel merito delle questioni perché sono complesse, ogni settore ha il suo rischio, il grado di rischio, ogni attività lavorativa all'interno del settore ha delle fasi lavorative, quindi la valutazione del rischio ha una sua complessità, e quella complessità non è facile raccontarla attraverso punti o un attestato o tante altre cose. Sicuramente va affrontata la complessità, sono perfettamente d'accordo e condivido l'approccio del collega della CGIL, perché è la cosa che avrei detto, lui mi ha anticipato, che gli elementi sul campo che possono favorire un miglioramento nel ridurre i rischi sul mondo del lavoro, ma in realtà dovrebbe essere anche generale perché non riguarda solo il mondo del lavoro, è intanto capire, e la comprensione la si fa avendo ben tempestivamente fruibili i dati, e oggi i dati non ci sono. Per esempio l'INAIL è un po' carente sui dati settoriali, troviamo artigianato, industria, ma insomma non tutte le imprese artigiane fanno lo stesso mestiere, l'edilizia, la grande edilizia è diversa da chi fa le infrastrutture, dal muratore che ristruttura piccole aziende, insomma ci sono delle differenze che oggi non sono colte se non in vario modo, ma anche le denunce non hanno una banca dati che ci permette di fare un'analisi puntuale e precisa, e il primo dato è la consapevolezza, sennò si rischia di essere bravi oratori ma poi le soluzioni trovate non corrispondono ai bisogni rilevati, perché i bisogni non sono ben rilevati. Fatta questa premessa, noi siamo, ma l'abbiamo già condiviso con un protocollo dell'INAIL, vi racconto anche un piccolo esempio che attraverso l'Edilcassa abbiamo promosso una sperimentazione con l'INAIL finanziata che si chiama Impresa Fidata, cioè abbiamo valorizzato insieme all'INAIL un'esperienza sul campo di imprese che si sono distinte per l'applicazione di tutto in maniera diciamo esemplare di tutto ciò che sono gli adempimenti del 81-2008, quindi dall'RSPP fino alla stesura di un DVR, POS o DUVRI, quello che in qualche modo accompagna gli adempimenti di sicurezza per il campo. È stata una sperimentazione valida, ma è una sperimentazione che ci permette di capire qual è il senso, il percorso che noi dobbiamo provare a mettere in campo, e far sì che quelle soluzioni normative, perché dobbiamo partire sempre un po' dalla normativa, siano fruibili e abbiano un impatto concreto e pragmatico. Fare la formazione significa farla bene, ma lo si può fare meno bene, la si può fare in maniera applicata, come diceva prima il collega, per cui la legge, secondo me, al di là della specificità, che in qualche modo enfatizza alcuni aspetti, però quella legge dice una cosa che ci interessa molto, che l'esperienza, la testimonianza, una formazione a misura del lavoratore e delle imprese comprensibile può essere una formazione che diventa efficace, cioè ha i frutti sperati. Una formazione formale, quando raccontiamo, io ne ho viste tante di aule in cui si stanno ore e ore a raccontare articoli di legge, e io mi chiedi, ma se fossi un aspirante muratore o anche autista, abbiamo parlato della logistica, eccetera, è chiaro che creo un discostamento tra le capacità di apprendere, di mettere in proprio alcune cose, e la modalità di erogazione della formazione. Quella modalità aiuta. Nella norma queste cose vanno risolte. Apro solo prima di chiudere un'altra parentesi, che attenzione però che c'è un mondo di infortuni, anche mortali, che riguardano il mondo del lavoro, dentro l'opificio, laboratorio, eccetera. C'è un altro pezzo che riguarda il lavoro non solo in itinere, ma anche nel trasporto, cioè quindi nel viaggio sia nazionale, in alcuni casi anche estero. Lì la responsabilità del lavoratore
c'è anche lì perché il testo unico è costruito in questo modo, però capite che là c'è una responsabilità anche collettiva perché le autostrade hanno i loro limiti, i loro vincoli, diciamo i mezzi di trasporto e la logistica oggi ha degli appesantimenti post-Covid che conosciamo tutti, quindi l'analisi del rischio va fatta in funzione di fasi lavorative che devono essere misurate in maniera concreta, altrimenti si resta generici e poi le misure generiche non hanno la loro efficacia. Come CNA abbiamo un protocollo con l'INAIL, abbiamo fatto un protocollo con le parti sociali rimodulando tutti gli aspetti che sull'81-2008 non sono secondo noi stati efficaci, sul tema del database ci stiamo lavorando, sul contratto dell'edilizia abbiamo messo gli imprenditori pagheranno qualcosa in più in questa direzione. Quindi il privato sta facendo la propria parte, anche il pubblico deve in qualche modo aiutarci a fare questo percorso. Sospiri, ascoltando questi interventi, penso tutti molto importanti, mirati e concreti, mi viene in mente, voi che scrivete le leggi, insomma il vostro mestiere, il legislatore, il Consiglio regionale d'Abruzzo, ecco, potreste pensare, è chiaro non c'è questa, ancora questa patente per le imprese, non ci sono i criteri, abbiamo sentito non ci sono nemmeno i dati, però siccome vengono erogati, insomma, l'attività del Consiglio regionale è stata molto intensa da questo punto di vista, soprattutto nel periodo della pandemia, delle misure di sostegno alle imprese oltre che alle famiglie e insomma delle importanti situazioni di accompagnamento a aziende per poter sopravvivere in una fase difficile, pensiamo anche alla fase attuale. Ecco, pensare ad una clausola nelle leggi, una sorta di clausola diciamo, per la sicurezza, per la quale questi benefici verrebbero revocati nel caso vi fosse un accertamento non positivo da parte di un'ispezione, oppure, cioè quindi dare voi stessi da legislatore una sorta di patente di attività in sicurezza, da questo punto di vista potrebbe essere un segnale da recepire in qualche modo. Sì, molto difficile da costruire in termini di norma, anche perché non è una nostra competenza, ma una competenza statale. Certamente però prima di attribuire un finanziamento pubblico l'azienda deve garantire che molti adempimenti che riguardano i lavoratori siano in ordine. Invece, forse come Regione Abruzzo possiamo qualificare meglio la nostra formazione, questo sì. Innanzitutto qualificarla maggiormente in termini di spesa, di quantitativo della spesa, e creare un grande patto sociale con le imprese e con le associazioni sindacali e datoriali e con le associazioni e con i patronati, e cercare insieme di comprendere che davanti a noi pensavamo di essere usciti da un tunnel terribile che era quello del Covid, prima e seconda pandemia, che ancora ci lascia qualche scia di preoccupazione. Adesso siamo dentro una guerra energetica che è generata da un dramma di una guerra alle porte dell'Europa, se non dentro l'Europa. Allora io credo che il sistema produttivo abruzzese debba provare a reggere l'urto, chiaramente da solo senza l'aiuto del governo non ce la può fare. Però anche noi dobbiamo impedire che la fase anche nobile di resistenza a tutti i costi, di salvaguardia di un'esperienza imprenditoriale venga pagata anche involontariamente dal lavoratore, anche involontariamente. Cioè la voglia comunque di riuscire a reggere l'urto dell'aumento del costo delle materie prime, dell'aumento del costo energetico, dell'appesantimento dei carichi burocratici, dell'appesantimento dei carichi fiscali, si scarichi sull'anello debole, cioè il lavoratore. E noi dobbiamo aiutare le forze produttive, non solo ecco, puntargli il dito, perché poi cioè, esiste il lavoro perché qualcuno lo produce, non è che lo può produrre lo Stato il lavoro. Lo Stato deve garantire che ci siano norme a cui tutti possano accedere, però c'è sempre poi un produttore di ricchezza, cioè l'impresa è un valore della nostra nazione che noi dobbiamo tornare a difendere, a tutelare, a far crescere nell'interesse di tutto il sistema. Bene, noi ci fermiamo per la seconda e ultima pausa, tra poco riprenderemo con Claudio Ciampagna.
Siamo tornati in studio. Beh, Claudio Ciampagna, ci sono tanti paradossi tragici in questo mondo, perché voi siete l'associazione maggiormente rappresentativa, si può dire, dei mutilati e degli invalidi sul lavoro che c'è in questo paese. Lei ne presiede la fondazione e tutti parlano di sostenere tutte le campagne, di fare le leggi, di essere vicini ai lavoratori, anche a coloro che hanno subito gli infortuni. E poi, insomma, ho saputo che voi state mettendo in cassa integrazione il vostro personale. Non avete personale, non avete fondi. È possibile una cosa del genere? Ma è vera questa cosa? Noi ne abbiamo di personale, solo che abbiamo, io sono presidente nazionale del patronato, arrivo adesso, oggi abbiamo firmato con le organizzazioni sindacali, ci hanno concesso la cassa integrazione, cioè i contratti di solidarietà per più di 400 dipendenti che andranno lì a, sul 50-60%, insomma, perché? Perché che sono, sono quasi tutti mutilati e invalidi sul lavoro, sì, peraltro. Ma il Ministero del Lavoro, noi siamo nati nel 2011 come patronato, insomma, avanziamo più tra i 15 e i 20 milioni. L'avanzare, se mi permette, se mi consentite, insomma, l'avere arretrato questo credito da parte del Ministero del Lavoro ci ha ridotti proprio male. Molto, cioè, di quanto male vi è debitore il Ministero del Lavoro? 20 milioni di euro, va bene. Non sto qui a dirvi le ragioni, ma è indecente, è inaccettabile che un Ministro del Lavoro faccia comandare un direttore generale, un segretario generale o chi cavolo è che ci ha promesso, promette ogni mese, noi avanziamo questi soldi che per fortuna adesso, non lo so, abbiamo parlato con la politica, pensate che noi abbiamo scritto una pagina del Corriere della Sera a Draghi, siamo ricorsi a Draghi, dopo aver vinto al TAR del Lazio, dopo il governo ha ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, il Ministero del Lavoro ancora eroga quei milioni, perché qualcuno rema contro. Allora, intanto per puntualizzare quello che hanno detto gli amici qua del sindacato. A cosa vi servono questi fondi? Spieghiamo ai nostri telespettatori. Per il patronato, noi siamo costretti a chiedere prestiti alle banche, a cui paghiamo, paghiamo dei forti interessi e siamo sempre in debito. È come una famiglia che prende 1000 euro di euro di stipendio e ne spende 3. Ma quale attività svolgete con questi fondi? Attività di patronato, patronato ANMIL, che è uno degli ultimi nati, pochissimo, insomma, rispetto ai grandi, sono tre raggruppamenti, tra cui CGL, CISL, UIL, ACLI, questi sono i grandi raggruppamenti. E, dicevo, sono d'accordo con i sindacalisti sulle sanzioni, che poi le sanzioni sono così irrisorie, direttore, che il datore di lavoro preferisce pagare la sanzione ma non attenersi alle normative. Diventa un costo di impresa, diventa quello, una voce del ma bilancio. Ma poi non c'è sinergia, perché io frequento INEL, ASL, come diceva l'amico qua della CGL, INEL, ASL, ispettori, sono tutti, ognuno fa il proprio conto. Ed è vero quello che dicevo io, che sono ridotti gli ispettori dappertutto, ma ognuno va per conto suo, quando invece ci sarebbe bisogno di tanta sinergia. Sinergia fra di loro. L'INEL, poi, se vogliamo, l'INEL è un'assicurazione, se mi consentite tutti, è un'assicurazione che fa i propri interessi, come ogni assicurazione. E non certo, perché se vado all'INEL devo chiedere pure il supporto psicologico, devo chiederlo alla regione a momenti, lo chiederò questo. Perché abbiamo queste cifre, ma dietro queste cifre ci sono le persone umane, di cui si occupa maggiormente l'INEL, l'ANMIL. Cioè l'associazione che è la loro famiglia. Noi siamo un'associazione riconosciuta per legge, dal 43 esiste questa associazione, l'anno prossimo facciamo 80 anni. Quindi, insomma, dietro a queste famiglie ci stiamo noi con i nostri problemi. Prima lo facevamo tramite CGL, CISL, UIL, questi parole. Adesso abbiamo il nostro, diamo i nostri servizi, ma qualcuno ci impedisce di darli come si deve. Se abbiamo questo credito da parte del Ministero del Lavoro, oramai siamo convinti che c'è qualcosa che non va. Questa è una pura denuncia verbale, ma è così. E noi, cioè, nel nostro piccolo, vediamo. Insomma, e parla il presidente nazionale, certo, il patronato dell'ANMI. Nel nostro piccolo, insomma, per quello che è possibile. Cassa integrazione per i nostri dipendenti, ma vi rendete conto? È un paradosso, l'ho annunciato. Se vogliamo come sopravvivere, tale, questo è. E mi sembra che vada. E credo che questa sia l'associazione più meritevole, veramente. Io la chiamo privilegiata. Lei ha detto vedremo che farà il nuovo governo. Vediamo che dice la CGL, cosa dovrà fare il nuovo governo, perché insomma su questo tema ci sono appunto delle proposte in campo, ci sono
delle situazioni che tutte le forze politiche in campagna elettorale hanno detto di voler prendere di petto. E allora ripetiamo quali sono le priorità innanzitutto, quali sono le vostre proposte, perché il tema è nazionale e questa è l'occasione nella quale esporre, poi vedere tra qualche mese se ci saranno risultati rispetto alla drammatica escalation a cui stiamo assistendo. Assolutamente, perché come lei giustamente ricordava, non tanto solo in campagna elettorale, ma ripeto, ad ogni occasione e in maniera trasversale tutti ci indigniamo di fronte a una situazione che non è più sostenibile. Praticamente 81 nel 2021, 81 morti al mese, più 3 al giorno. Quest'anno più o meno siamo sulla stessa media, in Abruzzo sono già 10, più 1 al mese. Ciò significa, sempre fino a settembre, ciò significa che c'è bisogno sicuramente di passare da un'azione verbale e da un'indignazione generale a qualche azione concreta. Prima azione, le leggi che ci sono vanno comunque applicate. Seconda azione, laddove ci sono difficoltà vanno rimpinguati i preposti, quindi a partire da quelli che sono i sistemi delle ASL al sistema degli ispettorati, e soprattutto vanno fatte competentemente delle azioni anche a livello territoriale, perché è vero che la competenza maggiore è in capo allo Stato, ma dopo che soprattutto sul tema sanitario, quindi il titolo quinto e quindi la sanità anche regionale, non a caso quel tavolo che ricordavo prima, il decreto lo demanda alle regioni, sono le regioni che devono controllare, verificare. E soprattutto, i controlli dovreste farli voi con le RLS. È diverso, ma ci arriviamo, se figurati su questo ti do tutti i dati possibili immaginabili. Il problema è che io oggi, se faccio una denuncia, la denuncia la devo fare un organismo. Se quell'organismo non è in condizione di poter fare successivamente gli interventi perché non c'è personale, mi dici che devo fare? Ci vado io a fare direttamente all'impresa o al lavoratore che eventualmente... E questo è il tema. Il tema è che da un lato denuncia queste cose. Ma difatti, su questo se possiamo fare la discussione come voi, i numeri ce li ho tutti, compreso quante denunce facciamo. Il problema è appunto il problema che il sistema, se non funziona, noi possiamo denunciare tutto quello. O pensiamo che per davvero, al di là dell'indignazione del momento, è vero che non funziona. E appunto, quindi il primo sistema che bisogna. Ho capito, ma chi è che lo deve correggere? Lo correggiamo noi o lo deve correggere chi fa ovviamente le leggi? O qui pensiamo che per davvero l'assunzione all'ASL non le fa né lo Stato né le regioni, lo facciamo noi, fateci capire. Quello che bisogna fare negli ispettorati lo decidiamo noi o lo decide la politica? Il tavolo regionale lo convoca la CGL, ci sarà quello, lo convoca la regione. Sì, ma non andiamo a contestare perché per una guerra che forse non ci riguarda. Ma io invece per la guerra che abbiamo interna. Restiamo sulle proposte. Esattamente questo, cioè al di là della questione generale generica e delle cose che ci sono in campo, che ognuno di noi prendendo le leggi si può leggere, c'è un problema di fondo. Come le rendiamo applicabili? Perché se già applichiamo quello è un primo passaggio. Secondo passaggio è legato poi a un altro fattore, che è quello che oltre a quello che già c'è, quello che dovremo fare, e quindi patenti a punti, perché dobbiamo privilegiare ovviamente quelle imprese che sono virtuose, è fondamentale. Quindi significa che anche tutto quello che si metterà in campo a titolo di norme che prevedono finanziamenti, bisogna legarli anche all'attività, alla qualità della vita dentro l'impresa, se no altrimenti continuiamo ovviamente a fare un investimento. L'altra questione è ovviamente più territoriale, noi, lo diceva prima il collega CNA, in tutti i settori, compresi nella bilateralità, compresi in quella artigiana, perché qui stiamo parlando di imprese artigiane, c'è già un'attività che stiamo provando a fare con l'RLS, l'RLST e quant'altro, di informazione anche ai lavoratori, oltre che di formazione, informazione e formazione. Però c'è un dettaglio di fondo, queste cose si fanno se siamo tutti d'accordo e soprattutto se quel tema non viene visto a prescindere come un problema. Allora, quindi quello vale anche per quando voi andrete, perché nelle scuole, se vi faranno entrare, proverete a dire,
Provate a farlo in una qualsiasi azienda, vediamo come si quelli mette la sono cosa. I futuri questo lavoratori che vanno ma la legge permette che vada, si debba andare appunto, anche nelle aziende. Appunto, però poi la vediamo come la mettiamo, perché chiaramente il ruolo non è facile. Non è facile, ma no, soltanto siccome poi il tempo stringe, una sola battuta, ma veramente un telegramma qui. Ma ne vogliamo parlare di questa cosa dei tirocini? Assolutamente. Ma proprio in maniera allora, sui tirocini questa roba va cancellata. Il tema è rispetto a come vengono utilizzati i tirocini, non la formula, ma come vengono utilizzati, è evidente che c'è un problema, o no? Allora, vogliamo continuare a parlare sempre e solo quando appunto ci sono gli incidenti o bisogna prevenire? Noi il 20, CGL CISL UIL regionale Abruzzo, faremo un'iniziativa in Abruzzo a Pescara e parleremo e rilanceremo, verrà a chiudere un segretario nazionale della CISL, esattamente quelle che sono le richieste che facciamo a 360 gradi, sul livello nazionale e sul livello regionale, compresa la questione di tirocini. Calice, i tirocini funzionano? Una domanda un po' parallela al tema di oggi, perché collegare... Beh no, perché poi insomma è una di quelle cose che poi sono strettamente legate. Partiamo da che cosa è un tirocinio. Un tirocinio è una politica attiva del lavoro, non è un modo per eludere il contratto di lavoro. Sicuramente ce n'è stato un abuso, o forse in alcuni settori c'è un abuso, perché il sistema delle politiche attive del lavoro, a partire dai centri per l'impiego, a partire dalle APL private, e dal lavoratore e dai consulenti del lavoro che insieme utilizzano quello strumento, è chiaro che ci possono essere sacche di abuso, ma io sarei cauto a ridurre quella misura. Ma perché? Perché poniamoci le condizioni del datore di lavoro e anche del lavoratore. Il tirocinio perché è uno strumento di politica attiva del lavoro? Perché ti permette di entrare in un'azienda e capire se quell'azienda è fatta per te, e all'imprenditore permette di capire se quel lavoratore è adatto a fare un percorso in quell'azienda. Questo è lo spirito del tirocinio, cioè entrare in pratica, in contatto, perché l'alternativa è il contratto immediato di lavoro, che ha tutta una serie di rigidità maggiori, l'apprendistato in poi diventa un contratto di lavoro vero e proprio. Qual è forse la formula? Irrigidire un po' l'accesso al tirocinio, perché è chiaro che un datore di lavoro che ne fa un abuso, dopo 10 tirocini che hai attivato, scusami, probabilmente lo stai utilizzando come voucher a suo tempo, come voucher, ma vanno a sopperire una carenza di matching mercato del lavoro, che è una politica attiva del lavoro. L'alternativa è che irrigidisci il mercato del lavoro e quindi l'aspirante lavoratore alle prime armi non ha possibilità di entrare in azienda. Questa è la politica, il motivo per cui il tirocinio c'è. So che c'è una proposta di irrigidimento sul tirocinio, non lo mischierei con la sicurezza, perché sicuramente il caso singolo non deve generalizzare. Il tema della sicurezza è un po' più complesso, perché attacca i rischi dei settori. E la proposta qual è? Intanto guardiamo gli incentivi. Oggi, prima vi dicevo, vi rappresentavo che in alcuni settori l'imprenditore sta facendo, dal punto di vista economico, la sua parte, perché 0,46% in più su un contratto, scusate se è poco, i costi del lineare sono tutti a carico dell'impresa e tutto ciò che succede in termini di rischi e responsabilità d'impresa sono a carico del lavoratore. Forse il collega prima diceva che le sanzioni sono basse, in realtà non è vero, perché sono tutte, quasi rara eccezione sull'RLS, sono misure penali. Quindi le prescrizioni, in caso di violazione, scatta subito la norma premiale. Però il tema è, pensiamo che noi costruiamo favoriamo una consapevolezza, una sicurezza con la repressione, o dobbiamo creare altre leve che ci permettono di rendere più consapevole quel percorso? E faccio riferimento alle leve attualmente esistenti. Incentivi fiscali. Esatto. L'unico incentivo sulla sicurezza oggi testato è un bando dell'INAIL, che è un click day, cioè una corsa alla toto scommessa. Quindi ha una serietà dal punto di vista dell'impostazione logica, organizzativa della norma, ma è ridicola dal punto di vista dell'esito finale. Non ci sono incentivi automatici. Mettere in sicurezza un'azienda richiede investimenti, non solo informazione, ma comprare un macchinario a norma, riorganizzare un'azienda in funzione di un processo di evacuazione, eccetera, eccetera, richiede investimenti. Non c'è una misura che automatizzi il credito d'imposta su chi fa un investimento sulla sicurezza. Dopodiché bisogna chiedere anche agli organi di vigilanza, che in realtà sono anche polizia, vigili urbani, eccetera, di avere un approccio collaborativo, perché non tutte le violazioni sono gravi, ci sono delle violazioni legate alla difficoltà di apprendere alcune norme. Sul preposto sfido chiunque qui dentro a fare un ragionamento
regolamento concreto e puntuale sulla figura della responsabilità del preposto. Cioè c'è una normativa che in alcune parti è lacunosa e confusa, e figuriamoci quanto è complesso fare in modo che quella normativa sia di completa applicazione a un imprenditore che la mattina si sveglia, soprattutto l'artigiano, e il suo primo obiettivo è creare lavoro per sé, dignitoso, e per i suoi lavoratori. Quindi la normativa della sicurezza diventa un supporto che, diciamo, il cui aiuto deve arrivare dall'esterno. Grazie Galice. Quello che c'è da oggi in poi sarà un nuovo governo, quindi la mia domanda a Lorenzo Sospiri stavolta è nelle vesti di protagonista di una battaglia elettorale vinta da candidato con il centrodestra, e quindi insomma anche si assume un po' la responsabilità di un programma di governo condiviso che sarà il programma di governo del paese della Premier Giorgia Meloni a partire insomma tra qualche giorno, fino a quando appunto questo programma verrà presentato. Ecco, a suo avviso quale sarà l'impronta su questo tema della nuova maggioranza che guida il paese, Sospiri? Beh, devo dire, anche così per simpatia, che insomma la CGIL ha avuto anche un confronto preventivo con la maggioranza che dovrà governare il paese, cioè non ci ha fatto neanche in tempo ad arrivare. E io credo che il centrodestra avrà in questo momento, naturalmente deve occuparsi dell'emergenza, voglio dire, l'emergenza e avere un lavoro di cui occuparsi, visto la gravissima crisi dei costi energetici che abbiamo. Io sono una persona che vive in positivo, credo che alla fine il genere umano saprà risollevarsi anche da ogni disastro che combina, e quindi spero che questa guerra possa finire e che ci possiamo riconcentrare sulla qualità del lavoro. E mi sento molto 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 d'accordo con l'ultimo intervento del nostro amico di giornata della CNA, che ha cambiato il paradigma dell'atteggiamento, secondo me, che noi dobbiamo avere. Cioè la sicurezza su un luogo di lavoro, la prevenzione sul luogo del lavoro, un contratto a tempo indeterminato che preveda una formazione corretta, gli investimenti per modernizzazione e sicurezza devono convenire, cioè ci devono essere appositi bandi, anche noi ne possiamo fare come Regione Abruzzo sui nostri, sulle nostre linee di finanziamento della programmazione nuova europea, dobbiamo essere attenti da questo punto di vista, sia sull'FSE che sul FERS, che sono questi acronimi che mettono insieme i nostri cicli di programmazione. Dobbiamo essere bravi su questo, ad avere attenzione sui temi posti, ma deve essere conveniente qualificare un lavoro che ha una sicurezza, una prevenzione, una formazione adeguata. Io credo che questo Giorgia Meloni lo abbia detto spesso, cito lei perché evidentemente sarà la persona che con più probabilità potrebbe ricevere dal Presidente della Repubblica l'onore e l'onere di formare un governo che poi chiederà la fiducia alle Camere. Ma l'ho sentita spesso ribadire che il tema del lavoro è al centro dei suoi pensieri, il costo del lavoro è al centro dei suoi pensieri. Non l'ho mai sentita definire il lavoro un mercato, che è già una narrazione diversa, perché il lavoro non è un mercato, il lavoro è un'attività nobile che deve avere dei contenuti non di precarietà estrema, benché, anche qui sono d'accordo, ci sono degli strumenti per iniziare, come è stato detto, a matchare le prime esperienze lavorative. Chiaramente non ci devono essere gli abusi, ed è meglio andare a reprimere quegli abusi che concentrarsi se per caso e per sbaglio un datore di lavoro ha dimenticato di mettere un'etichettina fuori da un bancone di uno stabilimento balneare ricevendo una multa di importo superiore a una mensilità netta del proprio cameriere, perché poi siccome, come si diceva, le risorse sono poche lavorative, cerchiamo di concentrarle e di qualificarle in un'alleanza. Se poi non è stato convocato questo tavolo, mi sento di dire che l'assessore Veli è una persona dotata di grande umanità. Ovviamente tutti sbagliamo, noi per primi, specialmente quando siamo sotto stress, come è stato il sistema della rappresentanza pubblica a tutti i livelli, e anche voi, durante il periodo pandemico. Ovviamente sbagliare umano e perseverare sarebbe diabolico, quindi
certamente la prima cosa che farò domani mattina è chiamare il direttore dell'assessorato alla sanità, consigliandogli di farsi parte agente per la convocazione immediata di questo tavolo, anche per utilizzare lo stimolo giusto che ci è arrivato da Rete 8 e dal direttore, dall'amico Carmine, e far sì che questo tema vada in cima all'agenda nella fase in cui stiamo programmando il ciclo di finanziamento del settennato dei fondi europei. Ma su questo può stare sicuro, Presidente, che noi non ne parleremo tra una settimana, tra un mese, ma ne parleremo ogni giorno. Non avevo dubbi. Accenderemo i riflettori quotidianamente su questo tema, insieme a tutto ciò che ci verrà proposto come stimolo di informazione per l'Abruzzo dai rappresentanti delle associazioni, dei patronati, dei soggetti interessati, delle istituzioni, dei sindacati e delle organizzazioni e associazioni delle professioni. Grazie a tutti voi per averci seguito, speriamo che insomma, si sia gettato anche qui un piccolissimo sasso nello stagno. Appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni. Grazie ai nostri ospiti e grazie ai nostri tecnici, con Andrea Di Fabio che può mandare in onda la sigla di chiusura. Arrivederci.